Mi pare che nella lista di problemi che ho trovato nella lettera che Marconi ha mandato a tutti noi, intanto ne identifico uno duplice, perché sembra che si parli della stessa cosa, ma non è la stessa cosa. Uno è la domanda del perché c'è una filosofia continentale che riscuote gli interessi del grande pubblico, mentre allegedly una filosofia analitico sarebbe professionale e almeno negli Stati Uniti non riscuoterebbe gli interessi. E l'altro, il rapporto tra filosofia professionale e filosofia edificante. Mi pare che siano due problemi molto diversi che vanno a innervarsi in una serie di fenomeni ai quali assistiamo, di cui è già stato detto il fenomeno di Modena, è un fenomeno particolarmente importante. Ci stiamo dimenticando che viviamo in un grande supermercato globale in cui si vende molto più filosofia di un tempo, ma si vende molto più teoria della relatività, si vende molto più studi biblici, si vende tutto. E il nodo di problemi che ci si presenta è: stiamo parlando di filosofia divulgativa, decrescenzo? No, perché decrescenzo non divulga la filosofia, divulga Diogene Laerzio, cioè gli aneddoti sulla vita del filosofo, sul loro pensiero non dice una parola. Stiamo parlando del fatto che i quotidiani possono pubblicare, ieri o l'altro ieri sul Corriere, un Elzeviro di Severino, che non è uomo che indulga alla facile divulgazione, ma un giornale può pubblicare un. Stiamo parlando dei famosi caffè della Bastille, dove non sono mai andato, ma dove credo vendano filosofia edificante. Stiamo parlando della risposta massiccia ai problemi filosofici da parte del pubblico tipo Modena. Io vorrei ricordare che la cosa è cominciata quasi 20 anni fa, quando la Biblioteca di Cattolica ha iniziato, ricordi cosa fanno oggi i filosofi, c'erano 1500-2000 persone che pagavano e venivano. Quindi il fenomeno Modena è solo l'ultima coda di un qualcosa che avviene ogni giorno. Lunedì io devo andare a parlare su Bobbio, in un'ora hanno fatto fuori 1200 biglietti, ci sono 1200 persone. Ora, questo a che cosa è dovuto? Uno, lo sappiamo tutti, il grande crollo delle grandi narrazioni e delle ideologie, e allora c'è un vasto pubblico che vuole andare a sentire qualcosa là dove lo dicono, visto che nelle sedi istituzionali, partiti o altri, noi non glielo dicono più. Uno, direi da parte dei giovani, la reazione a una banalizzazione dei mass media, non è sopportabile per 7 giorni una serata televisiva, quindi vado a sentirmi gente che parla filosofia, oh santi Dio. L'altro è che noi non consideriamo che dai tempi della mia università, quando si andavano 100 persone a un convegno, una cosa straordinaria, oggi siamo passati da 2 miliardi a 6 miliardi, mettiamo in conto anche gli elementi quantitativi, quindi non trovo niente di stupefacente, né di preoccupante, né neppure di incoraggiante per fare 2000 persone vadano a sentire una discussione dei filosofi. Piuttosto il punto nodale mi pare un altro. La filosofia è un discorso esclusivamente tecnico, o esiste una filosofia che non oso chiamare popolare perché forse è una folk philosophy, come c'è una folk psychology, che è una folk psychology, che gli psicologi studiano perché è il modo in cui la gente normale reagisce al mondo. C'è una, per non dire sempre folk, che a pronunciarlo bene poi si confonde con un altro termine, parliamo pure di filosofia popolare, la filosofia che può fare il mio tassista o il mio droghiere. Anzitutto, secondo tema, di che cosa si occupa la filosofia? La filosofia si occupa solo di porre le questioni che non hanno risposta. Per rendere meno radicale l'affermazione, che non hanno una risposta unica verificabile. Non appena una questione trova risposta, esce dalla filosofia. Era questione filosofica in Epicuro, l'apparente magnitudo solis. Se il sole fosse più grande di quello che vediamo o no, Epicuro concludeva che era largo 30 cm. Nel momento in cui si è appurato che il sole è più grande, ha un diametro più alto di 30 cm, la questione è uscita dalla filosofia. Caso
ormai la questione filosofica, andando a guardare su internet, magari si trova già qualcuno che ha scritto, sarebbe perché il Sole non è largo 30 cm? Questa è un'interessante questione filosofica che in effetti non ha risposta e che, se ci pensate bene, è una forma volgarizzata della questione perché c'è dell'essere piuttosto che nulla. Ora, le due filosofie, quella professionale e quella popolare, hanno a che fare tutte con queste questioni, salvo che ci sono delle questioni che a livello popolare non possono essere formulate e che possono essere formulate solo a livello tecnico. Voglio dire, il contadino dei tempi di Anassimandro, che stava seduto a guardare il campo e diceva: ma da dove diavolo viene fuori tutta sta roba? Si poneva una questione che era la stessa di Anassimandro, in termini di che è la questione che si pone la persona normale, dice: ma insomma, esiste Dio che ha fatto il mondo oppure no? Sino a che punto ha diritto di mentire? Questa è filosofia popolare. Poi De Costino ci scrive l'intero demendaccio, però è una questione che capisce anche il mio vicino di casa. Ma cosa vuol dire che una cosa è vera? Questa è filosofia popolare. Invece, cos'è l'essere? È una questione che a livello popolare non ha risposta, non può essere formulata. È difficile spiegare a uno qual è la questione, cos'è l'essere. E per farvi contenti, persino la designazione rigida non può essere esposta in termini popolari, perché termini popolari vuol dire: ah, Diego Marconi è quello lì. No, non è questo il problema della designazione rigida. Allora, ora avviene che i tre quarti, se prendete in mano una storia della filosofia, i tre quarti della filosofia filosofata negli ultimi 2500 anni sono filosofia popolare, non filosofia tecnica. Voi sapete che buona parte dei dialoghi platonici li recitavano a teatro Ermete Zacconi e Ruggero Ruggeri. Potete andare a raccontare il Fedone, il Fedro, il Critone al vostro droghiere, ne viene profondamente colpito. Provate ad andare a raccontare il Parmenide, non l'abbiamo capito neanche noi. Sant'Ambrogio, se ricorda, ancora 3-4 anni fa abbiamo dedicato 2 anni di seminario alla lettura e rilettura del Parmenide di Platone e ne siamo usciti con la testa in fiamme. Non potete andare a raccontare al droghiere il sofista, forse neanche il Menone, perché la dimostrazione matematica impone qualche sforzo. Quindi vedete come all'interno dello stesso filosofo c'è un'ampia zona di filosofia popolare, popolarizzabile, un'altra zona che invece niente da fare. La diaresi del sofista è un problema tecnico. La reflexio fantasmata di San Tommaso è un problema tecnico, non andate a spiegare. Allora, invece le 5 vie per la dimostrazione di Dio sono filosofie popolari, che capiscono tutti, che poi siano buone o cattive, ma le capiscono tutti. Aristotele: tutta la politica, tutta l'etica è filosofia popolare, quasi tutta la poetica, la prima parte della retorica, dopo diventa un po' tecnica. E provate invece andare a fare il libro Z della metafisica, niente, non si può. È già interpretazione, sino l'altro ieri cadavamo, io l'ho capito, poi viene fuori lo pippo che dice che non avevamo capito un tubo e quindi bisogna ricominciare. Buona parte di Cartesio è buona filosofia popolare. Locke comincia tutto il saggio sull'intelletto umano, nasce da discorsi che facevano intorno alla tavola. Si può leggere tutto. Fontenelle spiega la pluralità dei modi a una signora. Vabbè, poi il maschilista alla fine dice: ma non voglio più turbare la sua testolina, perché voi donne dovete occuparvi d'altro. Ma per tutto il libro fa della filosofia, pur d'ampia anche filosofia, pur monsieur. Spinoza, niente, sino metà dell'etica e tecnica. Tutta la teoria delle passioni, buona filosofia popolare, gliela potete fate leggere la gelosia di Spinoza al droghiere, vedete se non ne viene preso. Zenone no, tecnico. Infatti De Crescenzo ci dice solo che era froccio. Poi c'è il filosofo mestatore, che potrebbe fare della buona filosofia popolare e fa finta di fare la filosofia tecnica. Per una somma più che ragionevole sono capace di mettervi in termini popolari
quasi tutto sai in un saito. L'inautenticità, la chiacchiera, l'essere per la morte, si può raccontare al droghiere. Lui la metteva difficile perché voleva sedurre Anna Arendt, che c'è cascata come una pera. C'è degli aspetti popolari nella filosofia analitica? Quai non ce la fate, neanche Putnam. Rice e Austin sì. Rice e Austin sì, si può fare benissimo. È vero che il mondo americano non segue queste cose, non ci sono fenomeni come Modena, ma adesso non parlando solo di filosofia ma di discorsi critici, e lo Y Center di New York pagano un sacco di soldi prenotando 6 mesi prima per andare a sentire in 1500 persone anche dibattiti culturali. Qual è il problema piuttosto della filosofia analitica? Uno è venuto fuori un po' nella discussione con qualche venatura di ibris immediatamente corretta da una severa autocritica, il gusto, il bisogno, la nobile necessità di sentirsi specialisti che porta a lavorare su un sillabo estremamente ristretto e risolvere puzzles periferici. Poi succede che io una volta parlo con Putnam dei Mutu Kallimun o Moto Kallimin, setta araba nota solo a pochi medievisti, insomma vedo che lui sapeva tutto. Non si permetterebbe mai di lasciare capire che lui lo sa, perché non sarebbe serio secondo l'etica del campus americano, starebbe zitto zitto. E invece aveva letto cose sui Moto Kallimin, invece una particolare, quasi un occasionalismo alla Malebranche di stampo islamico. Allora, non lo vuole far capire perché. E poi l'altro problema che taglia in parte fuori i cenacoli analitici del grande pubblico è la scissione tra filosofia teoretica e storia della filosofia. Gilbert Harman aveva messo un cartello a Princeton al Dipartimento di Filosofia proibito l'ingresso agli storici della filosofia. Se noi parliamo della designazione rigida facciamo impossibile per metterci dentro anche i paronimi di Sant'Anselmo. Là no. Questo impedisce delle prese di contatto con un tessuto culturale molto più ampio che può colpire e interessare il grande pubblico, e questo è il vero vizio, non degli analitici europei che poi sanno anche la storia della filosofia, ma certamente degli analitici americani che poi rischiano certe volte di scoprire l'acqua calda perché non sanno che gli stoici quel problema lì l'avevano già messo a posto o dimostrato che era irrisolubile. Ecco, questo è in particolare il problema insieme alla nostra dicotomia town and down che va da Oxford, da Cambridge Inghilterra a Cambridge Massachusetts, che è molto forte, che quindi taglia fuori il pensatore dal tessuto cittadino, quello che fa la filosofia continentale, il fatto che viene fatta nelle città in presenza dei poveri, ma più che altro è questa scissione tra la storia è scissione pratica nei confronti del grande pubblico, quindi è un problema non filosofico, è un problema sociologico, secondo me, quello che può mettere in crisi certi analitici e chiedere perché il nostro discorso non arriva agli altri, è un problema soltanto sociologico. Per finire, una sola cosa, io ho avuto un maestro che mi è morto giovanissimo, era l'assistente di Appagnano, si chiamava Giovanni Caiola, lavorava su Duscotos, quando io ho finito il secondo anno è morto di un colpo mentre andava in barca, mentre io lo amavo molto, aveva scritto poco, se non aveva fatto una conferenza antiboeziana di cui ricordo solo il titolo, La filosofia non consola. Questo mi pare, rispetto al problema tecnico non tecnico, edificante non edificante, educare alla responsabilità, la crescita dei compiti esoterici dagli embrioni eccetera, questo è un punto da tenere fermo. Se lasciamo credere che la filosofia ci consola, allora facciamo così della psicanalisi senza neanche aver fatto l'analisi.
e vendiamo del sapere fittizio, sicché riusciamo a raccontare che la filosofia non consola, per il semplice fatto che ti dice che alla domanda non c'è risposta, allora la filosofia